Torna a successo il Dattilo dopo 5 gare senza alcuna vittoria nel campionato di Serie D. A decidere la vittoria dei biancoverdi di ieri per 2-1 è stato Pietro Terranova che ha trasformato le due occasioni nel calcio di rigore. Nel secondo tempo il Rende aveva pareggiato con Novello. Il Dattilo è apparso in crescita rispetto alle ultime uscite stagionali e con questo successo mister Ignazio Chianetta salva la propria panchina. La gara era stata sbloccata nel primo tempo grazie al calcio di rigore conquistato da Di Giuseppe. Un fallo netto che alla visione delle immagini però appare fuori area, contrariamente a quanto evidenziato dal direttore di gara, e trasformato 6 minuti dopo da Terranova. Nel secondo tempo il Rende ha cambiato modulo e all'ottavo ha trovato il pareggio con Novello sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La formazione calabrese ha provato a mantenere viva la speranza. Ma quando sembrava tutto già definito, il Dattilo ha trovato nuovamente il vantaggio a dischetto. Un fallo nato a seguito del calcio di punizione di Seccum, fermato dal gomito di Gozzerini. Nell'occasione è stato espulso il tecnico Tommaso Napoli. L'allenatore sosteneva che il fallo era stato commesso al di fuori dell'area. Una protesta smentita poi dalle immagini, mentre al calcio di rigore ancora Terranova ha spiazzato Quintero e ha consegnato così la vittoria al Dattilo. È stata una vittoria di vitale importanza per la classifica, per l'obiettivo che è quello della salvezza. Oggi mettiamo un tassello importante anche perché ci stacchiamo un attimino dalla zona calda, chiamiamola così. E i ragazzi penso che alla lunga hanno meritato, hanno sofferto, hanno lottato palla su palla. Ora vediamo l'entità di qualche infortunio, qualche squalifica che arriva perché avevamo gente diffidata. Mercoledì ci prepareremo per questa. Abbiamo questo jolly da giocarci in casa con il Licata, cercheremo di fare un'altra grande prestazione e di cercare di portare a casa i tre punti.